Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando. Quando ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per riuscire a vederlo salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore». Ma Gesù alzatosi disse al Signore: «Ma Zaccheo alzatosi disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri, e se ho rubato a qualcuno, restituisco 4 volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anche egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo, infatti, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». Buongiorno a Don Romano De Angelis. Buongiorno. Accomodati, parroco di San Luca Evangelista qua a Roma, che ci ha portato all'interno del Vangelo di Luca, il capitolo 19, versetti 1-10, e una parte del Vangelo che ci dice che tutto è possibile. La nostra giornata, la nostra mattinata ci vuole dire proprio questo: tutto è possibile se crediamo e se ci crediamo realmente. Tutto è possibile perché Gesù è venuto a cercare a salvare ciò che era perduto, quindi è Dio che cerca l'uomo, perché da dopo il peccato originale l'uomo si nasconde. E allora abbiamo visto che chi lo accoglie trova la salvezza. La settimana scorsa c'era il pubblicano, un ladro, un uomo che si alleava con i romani per prendere le tasse dai suoi concittadini e rubare un po' anche lui. Stavolta abbiamo il capo dei ladri, Zaccheo, perché è capo dei pubblicani e quindi ricco. Che cosa succede? Perché Gesù viene, gli dice voglio andare, si invita, Gesù prende l'iniziativa, perché Zaccheo in fondo era semplicemente curioso, passa questo tizio, voglio vedere chi è. È piccoletto, e qui vuol dire tante cose, è anche un uomo piccolo perché insomma fa quello che fa, si arrampica su questo alberello e c'è colpo di scena. Passa Gesù: «Zaccheo, scendi, oggi mi fermo a casa tua a pranzo». E Zaccheo scende e lo accoglie con gioia. Ed è molto importante notare la reazione, diciamo, dei fedeli. Invece di dire meno male, ma guarda, l'ha accolto, è andato a alloggiare da un peccatore. Cioè, il problema che Gesù fa vedere è che mentre Gesù ha l'ansia per la salvezza di tutti, è il buon pastore che cerca la pecora smarrita, quelli che ritengono di essere giusti, come il fariseo la settimana scorsa, non solo non gioiscono di questo, ma addirittura criticano, screditano Gesù. Ma vedi che se la fa con i peccatori? Ma Gesù glielo spiega: io sono come il medico non va a cercare le persone sane, le persone malate, per curarle e guarirle. E che cosa succede? Che l'amore di Gesù non è un amore che autorizza, che lo rende complice in qualche modo, è un amore generativo. Io, parlando ai fidanzati durante il corso prematrimoniale, dico: se è vero che il vostro amore è generativo, perché dal vostro amore nasceranno i bambini, l'amore di Dio non solo è generativo perché ci fa diventare figli, ma è rigenerativo perché ci ridona la salvezza quando noi ci siamo allontanati. E allora ecco che quest'uomo non si sente autorizzato a rubare, ma perché è amato, mentre non è amabile, fa una cosa impensabile. Lui che sfruttava gli altri: io do la metà dei miei beni ai poveri e a quelli a cui ho rubato restituisco il quadruplo. Quindi l'amore di Gesù non è un amore scandaloso che diventa complice, ma è un amore generoso e generativo
che ci fa diventare uomini nuovi. Dobbiamo però aprirci a quell'amore. Quello che stiamo seguendo in queste domeniche è come se fosse un continuo monito. Sì, la salvezza è per tutti. Dio ama tutti. Però essendo un atto di amore, all'amore bisogna corrispondere. Allora, chiunque si apre all'amore di Dio, chiunque sperimenta la salvezza, cioè sperimenta una vita nuova. E se ci credi fino in fondo, questo può portare a un cambiamento di vita, come tu dicevi. Quello che vogliamo fare adesso è fermarci per qualche istante, perché dopo la pubblicità apriamo con Don Romano un'altra bellissima pagina, che è quella dedicata ai martiri. Queste figure che ci sembrano lontane, ma in realtà, Papa Francesco ce lo dice, ci sono anche martiri del nostro tempo, quindi impareremo meglio a conoscere queste figure e vi porteremo all'interno di una mostra bellissima a Napoli dedicata proprio ai martiri. Pubblicità. Il nostro risveglio del venerdì, come sapete, è con Don Romano De Angelis, con le parole del Vangelo. C'è chi fa il risveglio muscolare, noi facciamo il risveglio spirituale il venerdì con te. Abbiamo affrontato le pagine del Vangelo che vedremo, che ascolteremo la domenica, però adesso vogliamo sfogliare un'altra pagina, che è quella che riguarda i martiri. E allora, a proposito dei martiri, e poi ce ne parlerai più diffusamente, vogliamo subito portarvi in una mostra che affronta proprio questa tematica. È una mostra che si sta svolgendo a Napoli, di un artista contemporaneo internazionale, Bill Viola. Ci portano lì Serena Cirillo e Fabrizio Romagnoli. Siamo qui, nel cuore di Napoli, dove il passato si mescola quotidianamente al presente. Ed è proprio qui che l'artista statunitense Bill Viola ha scelto di installare la sua ultima mostra, Ritorno alla vita. Un titolo non banale, dal momento che il progetto è stato pensato appositamente per celebrare la nuova vita della Chiesa del Carminiello, che ospita la mostra e che è stata chiusa per tanti anni e finalmente torna ad accogliere i fedeli. La cappella ospita quattro distinti martiri, rappresentazioni dello sforzo e della sofferenza, ognuno sottoposto ad una prova differente. Ogni personaggio, uomo o donna, è infatti tormentato da uno dei quattro elementi primordiali: fuoco, aria, acqua e terra. La parola greca martire originariamente significava testimone e l'intento dell'artista Bill Viola è quello di chiamarci in prima persona come testimoni della sofferenza altrui. E così il nostro viaggio a Napoli finisce qui, con l'artista Bill Viola che vuole spronarci a reagire alle nostre vite moderne, prendendo esempio dalle azioni delle vite passate dei martiri. Don Romano, è una mostra molto particolare che però ha come scopo, lo hanno detto Fabrizio e Serena in questo servizio, quello di interrogarci, quello di farci chiedere noi cosa sopportiamo per essere testimoni, ed è per questo che vogliamo aprire questa pagina su chi siano i testimoni del nostro tempo e i testimoni del passato, i martiri su cui tra l'altro viene fondata la Chiesa. La scia del martirio è una scia di luce che attraversa tutta la storia, tant'è vero che tra l'altro l'ultimo secolo, il secolo scorso, ha un numero di martiri maggiore di tutti i secoli passati, e questo ci dice che i martiri sono i testimoni dell'amore di Dio, quindi hanno una contemporaneità, un'attualità, e partendo dagli antichi martiri ma per arrivare ai nostri giorni, Puglisi, Livatino, Padre Colbe. Che cosa ci testimoniano? L'amore di Dio, la giustizia di Dio, l'essere pronti a dare la vita non per far morire altre persone, ma per far vivere altre persone. E quella morte tocca il cuore perfino degli assassini. Pensiamo a Puglisi, che con quel sorriso, con quel "me l'aspettavo", ha
sconvolto i suoi sicari che hanno iniziato un percorso di conversione. Accanto a questa forma classica, estrema del martirio, il martirio di sangue, c'è però la testimonianza del quotidiano attraverso le per rispondere alle sofferenze degli uomini. L'artista ci interroga in un modo profondo perché lo abbiamo appena ascoltato nel servizio, le sofferenze di oggi. Ma quando io vedo per la strada un affamato, un senza tetto, un immigrato magari emarginato, non mi dice che c'è un Gesù rifiutato. Quando andiamo in Terra Santa e a Betlemme troviamo il Baby Caritas Hospital, la Creche, Hogar do Niño Dios, dove c'è il Gesù bambino di oggi che non trova posto e che è emarginato. Questo ci testimonia allora la vita di Cristo e sollecita noi a essere testimoni del Vangelo, a prenderci cura, a non passare oltre, ad essere il buon samaritano. E allora ecco che ci sono le nuove forme di martirio o il martirio del quotidiano che ci permette di essere testimoni di Cristo, di non voltarci dall'altra parte. Quello che poi, la tentazione che magari facilmente si può avere tutti i giorni, ogni giorno sentiamo storie terribili alla televisione, si parla di guerra quotidianamente, eppure l'invito che i martiri secoli fa, come ancora oggi fanno, è quello di non distogliere gli occhi e non voltare pagina. Don Romano, grazie ancora una volta per essere stato con noi e per aver inaugurato questo bellissimo venerdì insieme.